È stata una partita dura, difficile contro una squadra che è venuta qua e aveva, tra virgolette, non solo risultato a disposizione per continuare magari a sperare nei playoff. Noi da parte nostra chiaramente volevamo vincere la partita, però abbiamo trovato un avversario duro, che sta bene, una squadra che ha anche valori superiori alla classifica che ha e anche forse magari a noi, perché poi dopo si sono visti anche nei cambi. La squadra ha fatto una buona partita, è stata una partita equilibrata, ha vissuto anche di folate. A volte meglio noi, a volte loro. Alla fine è peccato perché abbiamo avuto un paio di occasioni importanti per vincerla, non siamo riusciti a buttarla dentro. Chiaramente si deciderà tutto in questi 180 minuti ed è chiaro che noi insomma vogliamo fortemente l'obiettivo, abbiamo due partite che dobbiamo cercare di fare entrambe nostre. Ti rimane un po' di rammarico perché quelle due o tre occasioni che hai appena citato sono state abbastanza evidenti e potevano davvero ridare il vantaggio alla tua squadra fino alla fine della Beh, partita. alla fine insomma poi è una frase fatta, ma vince chi la butta dentro. Noi tutto il campionato insomma che di errori sotto porta ne abbiamo commessi una volta uno, una volta l'altro, quindi il nostro campionato è stato condizionato anche da questo, insomma da non avere un finalizzatore, un calciatore magari che riuscisse anche ad andare in doppia cifra. I ragazzi fanno il massimo, cercano di dare il massimo, però è chiaro anche che le occasioni che capitano, per quelle che ci capitano, andrebbero trasformate in maniera diversa, o come sempre magari ci accade, o non sempre come accade di tra virgolette sbagliare a volte delle cose semplici. Ci mettiamo, ragazzi ci mettono l'anima, è chiaro che quando c'è da alzare magari la qualità, quando c'è da fare a volte cose un pochettino più importanti, non sempre ci riusciamo. Parliamo di classifica perché ormai mancano 180 minuti alla fine di questo campionato. La classifica recita: Chievo Verona ancora all'ottavo posto, la classifica è fortissima, quindi dentro ai playoff, quindi soprattutto con il destino ancora nelle tue mani. Sì, lo sapevamo prima di questa partita, è rimasto un po' così, anche se io l'avevo detto un paio di partite fa che secondo me, vedendo anche i calendari, i posti per i playoff sarebbero stati due, massimo tre, rimangono così, con quelle squadre che avevo pronosticato che potevano lottare per quei due o tre posti e siamo questi. Quindi noi abbiamo ancora il destino nelle nostre mani, però dobbiamo assolutamente vincere a Chiavari e poi vedere quello che succede, non chiaramente metterci con l'orecchio ad ascoltare i risultati delle altre. Dobbiamo andare in campo venerdì con grande determinazione, sapendo che l'Entella non ci regalerà nulla, come giusto che sia. Non possiamo pensare in questo momento di andare là e avere un tappeto rosso spianato. Dobbiamo andarci a conquistare l'obiettivo a partire da venerdì e poi vediamo. Noi dobbiamo fare il nostro, vediamo poi dopo come saranno i risultati, però è chiaro che non possiamo neanche più sbagliare. L'avevo detto ieri, oggi siamo più o meno nelle stesse condizioni, manca una partita a meno, ma come ho detto si deciderà tutto in questi 180 minuti, che sia per la salvezza che per la promozione, per i playoff, saranno vissuti come sempre la Serie B regala al Cardiopalma. Non posso infine non chiederti qualcosa su Samuele Vignato. Intanto un dato è il più giovane giocatore della storia del Chievo Verona esordire in Serie B. Mi permetto di dire, ha fatto vedere che si meritava questa tua chance, mai regalato come sempre nulla. No, io non regalo niente a nessuno, nel senso il ragazzo è arrivato, ha fatto pochi allenamenti con noi, ma già si vede che ha una personalità, uno spessore insomma di categoria superiore. Sicuramente deve lavorare, deve crescere, deve stare tranquillo, in un ambiente tranquillo come questo del Chievo, ma di questo ragazzo insomma, come di suo fratello l'anno scorso, che si sta ritagliando uno spazio importante a Bologna, sentiremo parlare insomma. Sono due gioielli del calcio italiano, uno sta crescendo piano piano in Serie A, quest'altro deve crescere piano piano qui per poi sicuramente arrivare in palcoscenici più prestigiosi, ci arriverà perché ha delle doti importanti, però ripeto, lasciamolo tranquillo, lasciamolo lavorare.